La stagione lirica e di balletto 2019 propone, quale penultimo titolo, Macbeth di Verdi, in scena in un nuovo allestimento del Lirico di Cagliari, in coproduzione col Teatro Regio di Parma per la regia di Daniele Abbado. Come di consueto, in Artisti in Scena, conosciamo meglio i protagonisti di questo splendido spettacolo. Sonia Ganassi interpreta Lady Macbeth, ruolo tra i più difficili dell'intero repertorio verdiano. Buongiorno, sì, vero. Sono qui alle prese con questo debutto, perché debutto appunto il ruolo di Lady Macbeth, grande sfida che ho lanciato a me stessa, perché effettivamente questo è un ruolo impervio, sotto tantissimi punti di vista. Un ruolo impervio perché pieno di agilità, quindi ma di salti, di note estreme, sia alte che basse. L'accento, allora considerate che chi è Lady Macbeth, e Verdi proprio descrive anche da un punto di vista vocale, strettamente musicale, proprio perfettamente il personaggio. È un'isterica, ma isterica anche nella scrittura che Verdi le... nella scrittura musicale. E, beh, una bella sfida. Thank you.
Sebastian Catana veste i panni del sanguinario tiranno di Scozia. Maestro Catana, il suo Macbeth. Il mio Macbeth. Diciamo che è il Macbeth che viene da Shakespeare e poi che è stato fatto da Verdi in un personaggio molto complesso. Io lo vedo come quello che mi ispira a Verdi con la sua musica. E che questo personaggio sia molto debole, un personaggio che fa questa grande guerra fra se stesso, fra il mal che esista un po' in tutti noi. Lo vedo un po' come un personaggio che alla fine forse non fosse così male, se non c'era la Lady, la sua moglie, che lo spinge a fare tutte queste crime, tutto quello che succede poi. È un personaggio complesso, ma anche molto bello. Maestro Rivabeni, da specialista di questo repertorio, quanto è difficile e quanto divertente dirigere Macbeth? Macbeth è una delle opere di Verdi che amo di più in assoluto, che ho diretto moltissime volte. E comporta le stesse difficoltà che comportano la maggior parte delle opere di Verdi, soprattutto del periodo medio maturo. Quindi la difficoltà per il direttore è riuscire a reggere la drammaturgia e cercare di costruire insieme al regista una storia che sia credibile dal punto di vista dell'ascoltatore. Non è un'opera sicuramente facile da ascoltare, né da suonare, né da dirigere, perché è un'opera molto cupa, molto scura, e credo che sia l'opera di Verdi in cui muoiono la maggior parte dei personaggi e alla fine non ci sono più perché sono tutti o stati uccisi o sono morti suicida. Per cui è una grande gioia farla qui a Cagliari dopo tante volte che l'ho fatta all'estero. Devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro dell'equipe che abbiamo fatto qui insieme all'orchestra, al coro e al regista. Credo che il risultato che abbiamo ottenuto sia un risultato che il pubblico possa apprezzare. Io, dal mio punto di vista, scendo tutte le sere in buca con un grande piacere di rifare quest'opera meravigliosa che Verdi ha scritto.